Ciao, sono Mattias e oggi ti faccio vedere come uso le paste abrasive della Yorkshire Grit. La pasta abrasiva della Yorkshire Grit è un abrasivo concepito esattamente, precisamente per il legno. Contiene dell'olio minerale, dell'olio di limone, cera d'api e pietra vulcanica. Questa pietra vulcanica, tutto il resto è elegante, ma la pietra vulcanica è quella che fa l'effetto della carteggiatura e sfruttiamo anche il fatto che durante la lavorazione la pietra si rompe e diventa sempre più fine. E questo è l'aspetto della pasta. Io questa qua la chiamo la pasta nera, pur non essendo nera, e poi c'è anche la bianca. Ho preparato questo ciotolino in frassino, l'ho carteggiato fino alla 320 e dopo ho applicato un fondo turapori. In questo caso ho usato il turapori sanding sealer della Hampshire Sheen e adesso è pronto per l'applicazione della pasta abrasiva. Pasta abrasiva ce ne vuole poca, questo qua basta per questo ciotolino, anzi basta e avanza, e prima di tutto lo distribuisco regolarmente sulla superficie da carteggiare, e qui già si sente che gratta, appunto. Si sente anche nella mano, non scivola via liscio, ma c'è questo sentimento di un po' di raschiare, di grattare. Una volta distribuito su tutta la superficie, accendo il tornio a circa 500 giri e con un po' di pressione massaggio dentro nel legno la pasta abrasiva e facendo questo lo senti tu adesso, ma lo sento anch'io nelle mani, gratta sempre di meno. Questo perché la pietra vulcanica che è dentro durante il lavoro si rompe e diventa sempre più fine e alla fine corrisponde a una carta del 1000-1200. E quando non senti più niente, vuol dire che il tuo lavoro è ultimato. Ok, c'è un prossimo passo da fare che è quello del togliere i residui. Abbiamo detto, c'è olio dentro, c'è cera d'api dentro, allora una lucidatina con giri un po' più alti, in questo caso su 1900. Ecco, diamo un'occhiata alla superficie che abbiamo ottenuto, liscissima, satinata, e sarebbe pronta per la finitura adesso. Possiamo però anche fare il secondo passo e usare la pasta bianca che parte a una grana che corrisponde a una 1000 e una volta finito il lavoro corrisponde più o meno a una 2000-2002. Allora, facciamo lo stesso procedimento, 500 più o meno per lucidare. Qui il grattare non si sente praticamente più perché appunto è una grana più fine, perciò non si sente praticamente più. Lo stesso dobbiamo lucidare con parecchia pressione e finito questo, con lo stesso straccio ma con una parte pulita, togliamo i residui e già siamo pronti per la finitura. La finitura può essere
qualsiasi finitura che vuoi. Può essere una lacca a spray, melaminica, acrilica, al nitro. Può essere una cera. Il fondo è già adatto, pronto per qualsiasi finitura. Io questo ciotolino lo finirò a cera e in un prossimo video vi faccio vedere la finitura a cera. Grazie per la visione e a presto. Ciao!